Oggi per prima cosa nella prima ora facciamo sistemiamo un po' di pendenze. La prima è rientriamo e dimostriamo nel caso generale il teorema dell'ordine. Abbiamo, allora, facciamo prima il caso sia con 0 appartenente a R che siano sia limite di x tendente a x con 0 di f di x di x una forma indeterminata del tipo 0 su 0 oppure più o meno infinito. Esistono inoltre F e G sono due funzioni da E a valori in R e X con 0 è un punto di accumulazione. Esistano F' di X e G' di X e X appartenente ad E. Allora il limite di x potente x con 0 di f' di x su g' di x uguale L implica che il limite di x potente x con 0 di f di x su g di x uguale a L. L prendiamo un numero reale, poi andremo a questo, diciamo, rispetto a quello che abbiamo enunciato giovedì copre anche il caso più infinito su più infinito. Allora, per quanto riguarda il caso 0 su 0 l'abbiamo già dimostrato. 0 su 0 fatto giovedì. Andiamo a dimostrare il caso in cui ho la forma indeterminata più infinito, più infinito. Consideriamo ora il caso, scrivo brevemente, infinito su infinito. Allora, noi sappiamo, allora, sia epsilon maggiore di 0, e allora noi sappiamo che esiste un intorno di x con 0 tale che un delta maggiore di 0, come li chiamate, tale che se x appartiene a D, x diverso da x con 0 e x meno x con 0 minore di delta, abbiamo che f' di x su g' di x meno L in valore assoluto è minore di epsilon, diciamo di epsilon mezza, cioè sarebbe a dire che f' scritto in altri termini f' x su g' di x compreso tra L e epsilon mezzo ed L meno epsilon mezzo. Continuo sull'altro avanti. Allora allora
sia x con 1 tale che x con 1 appartiene ad E e x con 1 meno x con 0 sia meno. Allora, andiamo a scrivere. Adesso prendiamo x tale che x meno x con 0 è minore di 3. Andiamo a scrivere f di x su g di x. Lo posso scrivere così, come f di x meno f di x con 1 fratto g di x meno g di x con 1 per f di x meno f di x con 1 per f di x per g di x meno g di x con 1 fratto g di x. In verità qua devo supporre minore di delta primo in maniera tale che diciamo esiste delta primo maggiore di 0 tale che se prendo x meno x con 0 minore di delta primo avrò g di x qua g di x maggiore del valore assoluto di g di x con 1. Supponiamo che la forma determinata sia del tipo più infinito su più infinito. Il segno non è un problema, si fanno, i casi sono analoghi. Questo è più grande di questo e f di x maggiore di f di x con 1. Adesso lo ripeto. Cioè io cosa ho detto? Io voglio andare a fare questo limite. Conosco che questo limite è file. Allora, prima di tutto, per la definizione di limite, so che se sto abbastanza vicino a x con 0, nel mio insieme, questo rapporto sta abbastanza vicino a me. Ok? Adesso questo rapporto qua lo voglio scrivere in questo modo qua, ok? Adesso poi capiremo perché. Se lo scrivo in questo modo qua, però mi devo assicurare che quello che metto al denominatore sia diverso da 0, ok? Quindi vabbè, questo non ci è andato al numeratore, sì, questo qua ci sta al numeratore qua, questo sta al numeratore qua, e quindi cosa bisogna? Bisogna che il modulo di questo oppure che questo numero sia maggiore di questo, ma questo è possibile perché siccome g di x ed f di x tendono a più infinito e questi sono finiti in un intorno più piccolo, sicuramente queste quantità sono così positive. Per sovrammercato io ho supposto che questo fosse maggiore del modulo di questo, questo fosse maggiore del modulo di questo. Posso farlo, ma potevo anche farlo senza modulo. L'importante è che questi denominatori siano diversi da 0. E questo fosse diverso da 0 già lo sapevamo, no? Perché per poter scrivere il limite g di x deve essere lo stesso. Ok, a questo punto cosa posso dire? Posso dire che questa quantità è uguale a f' di xi fratto g' di xi per questo, per f di x fratto f di x meno f di x con 1 per g di x meno g di x con 1. Grazie.
dove xi chi è? Dove xi, dove xi meno x con 0 è minore di x con 1 meno x con 0. E qua motivo. E quindi x con 1 meno x con 0 è la minore di delta. Inoltre xi meno x con 0 è anche minore di delta primo. Ok? Delta primo poteva essere più grande di delta, quindi quello non poteva non essere un vincolo, però diciamo, in ogni caso xi sarà più vicino a x con 0 sia di delta che di delta primo. Perché? Allora, qui abbiamo x con 0. Diciamo, qui c'avevamo x con 1. Ok? Allora io cosa ho fatto? Ho preso x qua in mezzo. Scusate, questo non è vero. La seconda non mi serve. Non è vero, ma non è vero. X l'ho preso abbastanza vicino a x con 0, in maniera tale che quel rapporto si potesse scrivere. Poi però cosa ho fatto? Per passare da qui, da questa uguaglianza a questa uguaglianza, cosa ho fatto? Chi sto applicando per il teorema di Cauchy. A quale intervallo lo sto applicando? All'intervallo x con 1 x. Quindi da qualche parte qua in mezzo ci sta un punto xi che fa questo servizio. Ok? Ora vabbè, e allora che succede? Adesso proviamo a far tendere x a x con 0. Allora io osservo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto f di x meno f di x con 1 fa 1. Qua è facile, perché basta mettere in evidenza f di x e semplificare. Sopra rimane 1, sotto rimane 1 meno una costante su f di x. Ma siccome f di x tendeva a più infinito, una costante su f di x tende a 0. Preferito, faccio il passaggio, limite f di x che tende a x con 0, 1 fratto 1 meno f di x con 1. Similmente l'altro, quindi anche il limite per x che tende a x con 0, quindi io mi sto avvicinando a x con 0, di g di x meno g di x con 1 fratto g di x, pure questo fa 1. Quindi andiamo a vedere un attimo che succede. Quando mi avvicino a x con 0, guardate, x con 1 non si muove, rimane fisso qua. È x che si avvicina a x con 0. Tuttavia, questo tende a 1. Questo tende a 1, xi cambia. Perché per esempio se io prendo, cambio x, cambierà tutto, sì. Però si mantiene sempre più vicino a x con 0 di x con 1, e quindi più vicino di delta, cioè xi meno x con 0 in valore assoluto sarà sempre minore di 0. Questo che vuol dire? Vuol dire che se ci metto xi qua dentro, qua c'era g primo, se ci metto xi qua dentro è la distanza di quella, di questa quantità da L è minore di epsilon mezzo. Allora adesso cancello un paio di righe qua e scrivo quello che sappiamo. Allora, quindi
se x meno x con 0 è minore di delta primo, che è minore di delta, lo prendo comunque minore di delta, per delta primo, allora f primo di xi fratto g primo di xi è comunque meno L, è minore di epsilon mezzi. Quindi questo sarà compreso tra L più epsilon mezzi ed L meno epsilon mezzi. Queste sono due quantità che tendono a 1. Quindi posso dire, quindi esiste delta secondo tale che f di x su g di x meno L, tale che se x meno x con 0 è minore di delta secondo, che è minore di delta primo, x appartenente a d, x diverso da x con 0, allora f di x su g di x, chi è f di x su g di x? Abbiamo visto che è questo prodotto qua. Allora, questo è compreso tra L meno epsilon mezzi e L più epsilon mezzi. Questo, se lo prendo abbastanza vicino, se x lo prendo abbastanza vicino a x con 0, è molto vicino a 1, questo invece pure, e quindi posso dire che tutto questo meno L sarà minore di epsilon, cioè che f di x su g di x sarà compreso tra L più epsilon ed L meno epsilon. Scrivo così la stessa. Diciamo, questo prodotto deve essere abbastanza vicino a 1 in maniera tale che deve essere minore di 1 più sigma, in maniera tale che 1 più sigma per L più epsilon mezzi sia minore di L più epsilon. È inutile fare il conto, insomma, si capisce che è possibile. Oh, una volta che sono arrivato qua, io dico che ho finito, perché? Perché io cosa dovevo dimostrare? Dovevo dimostrare che se x è abbastanza, diciamo, fissato un epsilon maggiore di 0, la definizione di limite è che se x meno x con 0 è abbastanza vicino, cioè x è abbastanza vicino a x con 0, che sta in e del diverso x con 0, il valore della funzione, cioè f di x su g di x meno L, è minore di x, che è quello appunto che ho dimostrato. Ora, l'ho voluto fare non, ripeto, non è un teorema molto fondamentale per noi, lo useremo qualche volta, ogni tanto lo useremo, però siccome lo useremo, per esempio l'abbiamo usato per dimostrare che il limite di L a x su x per x che tende a più infinito fa più infinito, proprio nel caso infinito su infinito, allora l'ho voluto fare. E come vedete la dimostrazione rispetto al caso 0 su 0 è un pochino più intricata, perché io il discorso intricato dove nasce dal fatto che se voglio applicare il teorema di Cauchy mi devo scrivere un rapporto incrementale della su g, lo devo fare rispetto a un punto, non lo posso fare in x con 0, perché no, come ho fatto l'altra volta, perché non lo posso fare? Perché in x con 0 le funzioni vanno a più infinito, quindi non hanno un valore. Ok? Allora lo devo fare rispetto a un punto x con 1, ma essendomi premunito che x con 1 era già abbastanza vicino a x con 0, tale che quando vado a fare il rapporto xi, quando vado a fare applicare il teorema di Cauchy, lo xi che trovo sia pure lui abbastanza vicino a x con 0, in maniera tale che questo rapporto qui sia molto vicino a L. Ma se è molto vicino a L, il resto tende a 1 e quindi rimane. Questa è sostanzialmente l'idea. Ok? Non andrò a fare. Ok.
se questo limite fa più infinito, anche questo limite fa più infinito. Vabbè, scriviamo il caso più infinito, il caso non infinito. Ora, questo caso qui, che poi sarebbe il caso in cui l'abbiamo applicato, non lo dimostro, però questo qua, diciamo, la variante che da fare è minimale, cioè non c'è da introdurre complicazioni del tipo che abbiamo visto in questo. Cioè il teorema vale anche se il limite del rapporto tra le derivate diverge. Attenzione però che se questo limite non esiste, non si può dire nulla sul limite del rapporto delle funzioni. Cioè, l'abbiamo visto con un controesempio giovedì, che in quel caso la cosa non funziona. Andiamo a fare un'altra variante del, non variante, un altro caso del teorema dell'Hopital. Quindi allora, questi sono tutti teoremi dell'Hopital. Siano F e G, per esempio, definite su una semiretta a valori neri. Sia limite per x che tende a più infinito di f di x su g di x una forma indeterminata. Poi ci siano le derivate, esiste il limite del rapporto delle derivate, allora anche il limite del rapporto delle funzioni è uguale. Cioè questo teorema dell'Hopital lo potete applicare alla forma indeterminata da 0 su 0, alla forma indeterminata da più infinito su più infinito, alla forma indeterminata da meno infinito su più infinito, meno infinito su meno infinito, a qualunque forma indeterminata. Poi lo potete applicare quando il limite si fa in un punto x con 0, lo potete applicare quando il limite si fa per x che tende a più infinito. Chiaro, potete applicarlo in tutte le situazioni. Cioè, ogni volta che c'è, che avete una forma indeterminata e ogni volta che il limite del rapporto delle derivate fa qualcosa, diverge, converge, allora anche il limite del rapporto delle funzioni fa la stessa cosa. Allora, andiamo a dimostrare. Allora, se noi facciamo la sostituzione, se noi consideriamo fi di y uguale, oppure fi di x uguale f di 1 su x e gamma di x uguale g di 1 su x. Allora possiamo dire che il limite, andare a studiare il limite per x che tende a 0 di fi di x su 0 da destra, perché quando x tende a 0 da destra 1 su x tende a più infinito e viceversa, gamma di x, questo qui è uguale a considerare il limite per x che tende a più infinito di f di x fratto g di x. Ok? Qua se la cosa vi dà fastidio potete usare due nomi diversi, tanto sono variabili in tutto.
che se qua scrivo f di 1 su x, poi la posizione pongo y uguale f di 1 su x, e allora qua ci metto y, è la stessa cosa, perché è una variabile mu. Ora, quindi io so che andare a calcolare questo limite è come andare a calcolare questo limite, ma questo che chi è? È il limite per x che tende a 0 da destra, se esiste questo ultimo limite, di fi primo di x fratto gamma prima di x, cioè se esiste questo, esiste questo. Ma chi è fi primo di x? Oh, qua devo usare la regola di derivazione della funzione composta, quindi qua devo fare la derivata prima di f calcolata in 1 su x per meno 1 su x quadro. Fi di x era uguale a f di 1 su x, quando vado a derivare meno f primo calcolato in 1 su x per meno 1 su x quadro. Similmente sotto mi viene g primo di 1 su x per meno 1 su x quadro. Ora, meno 1 su x quadro si semplifica, quindi questo è uguale al limite per x che tende a 0 da destra di f primo di 1 su x fratto g primo di 1 su x, ma questo è uguale al limite per x che tende a più infinito, 1 su x lo chiamo y e quindi tende a più infinito, poi lo richiamo di nuovo x, di f primo di x fratto g primo di x. Oh, tutte queste uguaglianze vanno lette da destra verso sinistra, cioè se esiste questo, questo è uguale a questo, ma questo è uguale a questo, ma questo è uguale a questo, ma se esiste questo è uguale a questo, che è uguale a questo. Chiaro? Quindi dimostrare il teorema dell'Hopital per x che va più infinito si fa tramite un semplice cambio di valore. Ovviamente se questo limite fosse più infinito non è che devo fare un'altra variante dell'Hopital, perché funziona lo stesso il ragionamento. Quindi questo L, io vedete, strategicamente non ci ho scritto a pattina R, perché va bene sia se appartiene R, sia se è più infinito, sia se è meno. Quindi, praticamente, non è che vi verrò a chiedere i dettagli di tutte queste varianti del teorema dell'Hopital. Molto probabilmente no. Vi chiederò la prima versione e basta. Però, quello che voglio farvi capire è che il teorema dell'Hopital dice una cosa generale: se esiste il limite del rapporto delle derivate, esiste il limite del rapporto delle funzioni. Ovviamente bisogna partire da una forma indeterminata, perché se no non è vero. X cubo su x quadro per x che tende a 1 tende a 1, le derivate 3x quadro su 2x per x che tende a 1 tende a 3,5. Se non si tratta una forma indeterminata non è vero. Però se si tratta una forma indeterminata, o del tipo 0 su 0 o del tipo infinito su infinito, se esiste il limite del rapporto tra le derivate esiste anche il limite. Abbiamo anche visto che ci sono dei casi in cui il limite del rapporto delle derivate non esiste, ma il limite del rapporto delle funzioni invece esiste. E non può esserci un altro caso in cui esistono tutte e due, perché se esistono tutte e due sappiamo che il teorema dell'Hopital sono certi, cioè non possono esistere tutte e due ed essere diverse. Possono però il limite del rapporto delle funzioni non esiste, il limite del rapporto delle derivate non esiste, il limite del rapporto delle funzioni non esiste. Ok, bene. Oh, un'altra pendenza che dobbiamo sistemare, poi facciamo pausa, è la formula di derivazione dell'applicazione composta. Allora, andiamo, noi l'abbiamo sostanzialmente dimostrata in un caso particolare. Adesso però vogliamo vedere che è vera sempre. Allora, cosa dice questo teorema? Derivazione funzione composta.
Alice. Abbiamo F da E a valori in R, G da F a valori in R, chiamiamolo invece di F, che posso suggerire l'idea di un insieme chiuso, chiamiamolo E con 1 e con 2. Poi abbiamo F di E con 1 contenuto in E con 2. Questo per poter fare il prodotto di composizione. G composto F di X è uguale per definizione a G di F di X per ogni X appartenente a E con 2. Siccome F di X sta in E con 2, in F di E con 1 e quindi sta in E con 2, G si può far fuori. La regola dell'imbuto, vi ricordate? Cioè l'immagine della prima funzione deve stare nel dominio della seconda. Adesso cosa dice il teorema? Ci manca ancora un paio di ipotesi. Le ipotesi sono che esista, diciamo, G' di X con 0, scusate, F' di X con 0. Allora abbiamo X con 0 appartiene ad E con 1 o di accumulazione per E con 1. E f di x con 0 di accumulazione per t con 2. Naturalmente dovrà anche essere punto di e con 1 f di x con 0. Vabbè, cioè devono essere punti, questo è automatico che sta in e con 2 perché sta in f di e con 1, però devono essere anche punti di accumulazione, non devono essere punti. Esiste F' di X con 0 ed esiste G' calcolato in F di X con 0. Queste sono le ipotesi. Quando ci sono queste ipotesi un po' che vi sembrano un pochino difficili da ricordare sui punti, sugli insiemi, supponete che i domini siano sempre aperti. Va bene uguale, diciamo. Io faccio queste ipotesi solo per avere un minimo di generalità in più, però in realtà quasi sempre i domini saranno aperti, le chiusure saranno aperte, e nel caso in cui siano entrambi aperti sicuramente tutti i punti di un aperto sono di accumulazione, diciamo, non mi vengo a rompere le scatole tanto. Comunque, queste sono le ipotesi. Qual è la tesi? La tesi è che la derivata della funzione composta calcolata in x con 0 è uguale, regola della catena, a g' di f di x con 0 per f di x con 0. Ok? Allora, dimostrazione, comincio a fare il primo pezzo della dimostrazione qua. Osserviamo che se io scrivo phi di x uguale f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 per x diverso da x con 0 in e con 2, poi ci metto f' di x con 0 appartenente di x uguale x con 0 e continua nel punto x con 0. Che significa continua nel punto x con 0? Che il limite di questo è un punto di accumulazione, il limite di questo è uguale, per definizione sappiamo che esiste la derivata, il limite del rapporto incrementale è uguale alla derivata, quindi questa funzione è continua in x con 0. Similmente, la funzione sigma di y uguale g di y meno g di f di x con 0 fra y meno f di x con 0.
G' calcolato in F disco 0, questo per Y diverso da F disco 0, Y appartenente con 2, questo per Y uguale a F disco 0. Anche questa funzione qua è continua. F di x con 0, la stessa cosa per definizione, quando y tende a f di x con 0, che è un punto di accumulazione in e con 2, questo è il rapporto incrementale della g fatto in f di x con 0, questa è la derivata calcolata in f di x con 0, per definizione deriva quella funzione qui. Adesso preferisco cancellare qua, tanto così non perdiamo di vista. Adesso osservo che la funzione sigma calcolata in f di x per phi di x è uguale. Abbiamo tre casi. Li faccio un po' meglio. Lascio un po' di spazio. Allora, io posso avere tre possibilità. X diverso da x con 0, x uguale a x con 0. Poi posso avere f di x diverso da x con 0, f di x uguale a f di x con 0. Le possibilità non sono 2 per 2, 4, ma sono solo 3, perché possiamo avere x uguale x con 0. Poi possiamo avere x diverso da x con 0, ma f di x uguale a f di x con 0. Poi possiamo avere x, perché se x è uguale a x con 0, f di x ovviamente è uguale a f di x con 0. In questo caso qua non ci sono due possibilità, ce n'è una sola, quindi non si moltiplica. Posso avere x diverso da f di x con 0 ed f di x diverso da f di x con 0. Quindi queste sono le tre possibilità che posso avere. Ok, adesso che succede? Se x è uguale a f a, e se x è uguale a x con 0, allora f di x viene f prima di x con 0. Quest'altra viene quando viene? Siccome x è uguale a x con 0, f di x è uguale a f di x con 0, quindi sigma di f di x con 0 fa g' primo di f di x. Andiamo a vedere quest'altro caso qua. Se x è diverso da f di x con 0, phi di x fa f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Ma se f di x è uguale a f di x con 0, questo qua fa G' di f di x con 0. Scusate, questo qua fa 0. Questo qui è vero che fa f di x su f di x con 0, ma no, scusate. Allora, se x è diverso da f di x con 0, ma f di x uguale a f di x con 0, faceva quello che ho scritto prima, però faceva 0 per g' primo di f di x con
invece, nel terzo caso, posso scrivere che qua mi viene g di f di x fratto meno g di f di x con 0 fratto f di x meno f di x con 0 per f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Questo è il caso che abbiamo visto l'altra volta, cioè l'altra volta questo caso qua non c'era, perché noi per ipotesi supponevamo che per esempio f' fosse diverso da 0. Quindi posso dire, sintetizzando, posso scrivere che sigma di f di x per fi di x è uguale in ogni caso a è uguale in ogni caso a g di f di x meno g di f di x con 0 fratto x meno x con 0 se x è diverso da x con 0 ed è uguale a g' di f di x con 0 per f' di x con 0 se x è uguale a x con 0. Allora, perché? Se siamo in questo caso, basta semplificare. E se f di x è diverso da f di x con 0, sicuramente x è diverso da x con 0, quindi siamo in una parte di questo caso. Se siamo in questo caso, è ovvio. L'unico che non è ovvio è questo. Però, qua quanto mi viene? 0. E qua quanto mi viene? Se f di x è uguale a f di x con 0, g di f di x è uguale a g di f di x con 0, quindi mi viene 0. Quindi, o la scrivo così, o la scrivo così, è la stessa cosa. Nel momento che sono riuscito ad arrivare a questa uguaglianza, il teorema è dimostrato. Perché? Adesso riscrivo questa uguaglianza, la voglio scrivere più grande così si vede bene sulla video lezione. Allora, quindi, ripeto, abbiamo che sigma di f di x per fi di x è uguale a g di f di x meno g di f di x con 0 fra x meno x con 0 per x diverso da x con 0 ed è uguale a g' di f di x con 0 per f' di x con 0 se x è uguale a x con 0. Ok, se ci pensate un attimo, è quello che dovevo dimostrare. Perché questa funzione qua è una funzione continua. Perché è una funzione continua? Questa fi di x era continua, perché l'avevamo verificato qui. Sigma era continua nel suo argomento, però sigma composto f è una composizione di due funzioni continue. E abbiamo visto, per teorema sul limite della funzione composta, che la composizione di due funzioni continue è una funzione continua. Quindi questa è una funzione continua. Questa è una funzione continua, il prodotto di due funzioni continue è una funzione continua. Ma allora, se la funzione è continua, il valore
della funzione fuori x con 0, quando vado a fare il limite di x con 0 mi deve dare questo. Ma allora che cosa ottengo? Che il limite di questo, scusate, sì, il limite di questo rapporto incrementale, questo che è? Il rapporto incrementale della g composto f è uguale a questo, cioè ottengo esattamente il fatto che quindi lo scrivo qui. Quindi il limite per x che tende a x con 0 di g di f di x meno g di f di x con 0 fratto x meno x con 0 è uguale a g' di f di x con 0 per f di x con 0. Cioè esattamente la regola che volevo dimostrare, la regola della cosa. Ok, questo è un modo di mostrarlo. In realtà ve lo dico con parole un po' più semplici, perché la dimostrazione formale è questa qua. Vi dico, ve lo spiego con parole un po' più semplici, dopodiché facciamo qua. Allora, in realtà il problema è, se vi ricordate, se f' è diverso da, se f' di x con 0 è diverso da 0, il problema non si poneva perché in un intorno del punto questo denominatore è diverso da 0. Quindi non posso avere x diverso da x con 0 ed f' uguale f di, ed f di x uguale f di x con 0. No, perché la funzione era crescente nel punto, quindi crescente o decrescente, seconda se la f' era. Quindi questo caso di mezzo non poteva esistere. Quando esiste questo caso di mezzo, che vuol dire? Se la funzione f in ogni intorno del punto ha dei valori uguali a f di x con 0, vuol dire che la derivata deve fare 0, se esiste. E quindi voleva dire che anche questa derivata della funzione composta deve fare 0. A quel punto non mi interessa quanto faccia questo, perché tanto per 0 quindi si troverà in ogni caso. Quindi questo è sostanzialmente il motivo per cui alla fine le cose si trovano. Vabbè, detto questo, comunque abbiamo dimostrato la regola della catena nel caso generale, quindi senza ipotesi aggiuntive. Quindi ogni volta che voi avete due funzioni e potete fare il prodotto di composizione, quando andate a fare la derivata della funzione composta potete usare la regola della catena, senza preoccuparvi di sapere se la derivata della funzione interna è uguale a 0 o diversa da 0. Va bene, se chiaro? Va bene, adesso possiamo fare pausa.